Purtroppo sì, abbiamo perso in malo modo. Il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, la partita che il mister, che noi insieme al mister avevamo preparato. Stavamo sopra 2-0 e poi nel secondo tempo abbiamo creato degli errori che sicuramente in settimana li andiamo a vedere con il mister per migliorare e cercare di non farli più, perché questa era una partita importante e vista come si era messa potevamo fare molto meglio e portare a casa il bottino pieno. Purtroppo è difficile commentarla perché portiamo a casa 0 punti e sicuramente dobbiamo fare molto di più sin da lunedì, da martedì, per cercare di rifarci subito domenica in casa. Ecco, una gara così può lasciare comunque delle scorie anche psicologiche, perché comunque era uno scontro diretto contro un'altra formazione comunque tra le favorite di questo campionato e l'Arezzo ne stava uscendo anche con grande autostima, prima ovviamente del blackout finale. Ma no, mentalmente stasera dobbiamo tornare a casa e non pensarci più. Da martedì dobbiamo metterci sotto per pensare alla partita di domenica, perché se tanto ormai questa qua è finita, è terminata e abbiamo buttato questi 3 punti. Perciò da martedì dobbiamo subito pensare alla sfida di domenica per rifarci subito. Se andiamo a pensare, ripensare alla partita di oggi, dopo mentalmente diventa molto pesante. È inutile qua, adesso è inutile parlare di queste cose. Dobbiamo sicuramente migliorare per prendere meno gol. Sicuramente lo faremo sin da martedì, perché non possiamo e non dobbiamo subire questi gol, soprattutto se siamo 2-0 fuori casa contro un'ottima squadra che punterà sicuramente fino alla fine dell'anno per vincere il campionato, per stare sulle prime posizioni. Perciò a martedì ci mettiamo sotto e pensiamo anche a migliorare sulla fase di non possesso, sulla fase difensiva. Non so se sono problemi di attenzione o che non lo so, adesso non so che dire, perché voglio rivedere la partita e vedere un po' dove abbiamo sbagliato. Per ora è un po' difficile stare a commentare questa partita.